come Ulisse imparò a fare il re. Moltissimi anni fa, Ulisse, re di Itaca, tornava in patria dopo aver partecipato alle guerre di Troia. Era un valente eroe e se ne vantava. Mi accoglieranno come un dio, si diceva. Il mio nome sarà ricordato per sempre in tutta la Grecia. Mentre Ulisse parlava così, dall'alto gli dei lo ascoltavano irati. Ulisse non è un dio, tuonarono. Ha ancora molto da imparare prima di essere degno di venire ricordato per sempre. Allora Poseidone, dio del mare, provocò una tremenda tempesta che sfasciò la barca e scaraventò Ulisse su un'isola sconosciuta. Mentre nuotava verso la riva, vide della gente stranamente vestita che si crogiolava al sole sulla spiaggia. Voci stupite, beffarde e risate lo raggiungevano dalla riva. Non erano di certo voci che davano il benvenuto a un re di ritorno dalla guerra. Chi era quella gente? Frastornato e confuso, Ulisse uscì dall'acqua e si guardò attorno. Non sapeva che la tempesta lo aveva lanciato nel futuro e che quelle persone erano uomini del XX secolo, in vacanza. Facendo appello a tutta la sua regalità, tuonò: «La guerra è finita e i troiani sono stati sconfitti!» Ma i turisti stupiti lo guardavano a bocca aperta attraverso i loro occhiali da sole. «Sono dunque stato lontano così a lungo che non vi ricordate più di me? Di Ulisse, re di Itaca?» «Re?» disse Caterina, una contadina che vendeva frutta sulla spiaggia. «Non c'è nessun re in Grecia e le guerre troiane sono successe migliaia di anni fa.» «Migliaia di anni fa? Ti stai prendendo gioco di me, fanciulla?» «No, no, ma voi siete stanco. Venite, venite a riposarvi nel mio villaggio», lo invitò gentilmente Caterina. Ulisse e Caterina si avviarono verso il villaggio. Ulisse era sfinito dalla tempesta, ma si sentiva sempre più sereno man mano si allontanavano dalla strana spiaggia, perché la campagna dell'isola era la stessa della sua Itaca. Quando entrarono nel villaggio, Ulisse venne accolto nuovamente da un coro di risate. La gente lo fissava e mormorava: «Ma chi è? Ma com'è vestito?» Alcuni si accorgevano della sua stanchezza e gli offrivano acqua fresca e frutta come avrebbero fatto con un qualsiasi straniero. Ma nessuno si inchinava davanti a lui, né gli baciava l'anello. Non sapevano che era Ulisse, re di Itaca, eroe della guerra di Troia. Ulisse si rese conto infine che gli dei lo avevano beffato. Lo avevano spinto lontano dal proprio tempo, scaraventandolo in un'epoca e in un luogo in cui lui era più un pagliaccio che un re. Ma la gentile Caterina portò Ulisse a casa sua e quando si fu lavato ed ebbe riposato, si sedette a tavola con la famiglia. Finito il pasto, Caterina disse: «Ora, per piacere, raccontateci da dove siete venuto.» Ulisse allora cominciò a narrare tutte le sue avventure. Fu davvero un racconto incredibile. I paesani si stringevano nella piccola cucina e gli altri curiosavano dalla finestra. «Però il mio nome vi è completamente ignoto», disse con tristezza Ulisse quando ebbe concluso la sua storia. «Ed io che pensavo di essere un eroe degno di essere ricordato in eterno. Cosa dovrei fare affinché il nome di Ulisse non venga mai dimenticato?» Al mattino seguente, Ulisse decise di far riparare la sua barca per poter salpare verso imprese ancora più eroiche. Ma la gente di quella strana terra era troppo occupata nei campi per aiutare il re di Itaca. Essi si aspettavano che il re avrebbe aiutato loro invece. E così, per tutta l'estate e l'autunno,
Ulisse aiutò Caterina e i suoi familiari, lavorando duramente in cucina, negli orti e nei vigneti. Alla fine della giornata crollava sul letto così stanco da non sentire nemmeno il dolore delle sue mani piagate. Non si era mai reso conto prima di quanta fatica ci volesse per provvedere alla mensa di saporita frutta e verdura, di formaggio, olio e vino. Che divertimento, pensava Ulisse mentre pigiava l'uva per farne uscire il succo anche se i semi e i raspi gli ferivano i piedi. Quello era davvero un vino speciale. Era il vino per le nozze di Caterina. Il giorno del matrimonio, mentre la macchina fotografica la stava ritraendo, Caterina guardò Ulisse e sorrise. Quello era il re di Itaca, ma sembrava proprio un ospite qualunque a un matrimonio di contadini. Ulisse non si sarebbe mai dimenticato di quella festa di nozze. Vino, musica e amicizia bollivano nel suo sangue. Che bel periodo aveva passato con gli isolani. Aveva imparato a lavorare, ma soprattutto aveva imparato a rispettare la gente. Ulisse era un eroe da un certo punto di vista, ma anche gli isolani erano degli eroi dal loro punto di vista. Era forse questa scoperta la lezione degli dèi? Quando il raccolto fu terminato, Caterina e suo marito aiutarono Ulisse a riparare la sua barca. Imbiancavano e martellavano dalla mattina alla sera e Caterina cuciva le vele. Ulisse non vedeva l'ora di tornare a Itaca, ma non desiderava più che lo accogliessero come un dio. Ora desiderava piuttosto che si ricordassero di lui come un re saggio e non come un re superbo. Quando fu pronto a salpare, Ulisse capì che avrebbe dovuto dimostrare agli dèi di avere imparato la lezione. Al momento di salire sulla barca, si tolse la corona e la gettò a Caterina. Gli dèi lo guardarono molto compiaciuti. Poseidone mescolò i mari, dividendo e agitando le onde. Ulisse venne riportato di nuovo nel suo tempo e continuò il viaggio verso casa sua. Ce n'era voluto del tempo perché il re di Itaca imparasse, ma da quel momento in poi egli sarebbe stato ricordato sinceramente per sempre.